Buongiorno cari amici di Light Channel. Oggi apriremo la Sacra Scrittura nel libro dei Colossesi al capitolo 3, di cui leggeremo il versetto 17. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. In un mondo fortemente secolarizzato, questo versetto si presenta come una forte sfida. In un mondo dove domina il profitto, l'interesse personale e una secolarizzazione rampante, i cristiani sono chiamati a vivere sempre e ovunque nel nome del Signor Gesù. Accettiamo questa sfida. Vivere, lavorare, studiare, comunicare, amare e servire la nostra famiglia, la nostra società nel nome del Signore. Vivere in Cristo significa che qualunque cosa siamo o facciamo, la facciamo con Lui e per Lui. Qualunque cosa è santificata dalla Sua presenza in noi. Purtroppo viviamo in una società che vive a compartimenti stagni: casa, scuola, lavoro, riposo, chiesa, distrazioni, non sempre sono interconnessi. A volte mettiamo delle maschere a seconda chi ci è vicino. Ma Gesù ci invita a fare qualunque cosa nel Suo nome. Casalinghe, studenti, lavoratori, pensionati, giovani, anziani, ricchi e meno ricchi, siamo tutti chiamati ad amare e a rappresentare Gesù qualunque cosa facciamo. Il nostro linguaggio, il modo in cui interagiamo con le persone, anche il nostro modo di guidare, tutto ciò che facciamo dovrebbe rivelare il fatto che siamo imitatori di Cristo. È abbastanza facile fare tutto nel Signore quando si è in chiesa o a una riunione di preghiera. La sfida è vivere in Cristo quando si tratta di decidere cosa guardare alla TV, che tipo di musica ascoltare o come uso il mio computer e il mio cellulare. La sfida è di essere cortesi e disponibili con i nostri colleghi di lavoro o con i nostri vicini di casa. Vivere in Cristo significa anche decidere che tipo di amici avere, come utilizzo il mio tempo libero, il genere di film che vedo, il modo in cui gestisco le mie risorse finanziarie. Paolo ci invita anche a rendere grazie a Dio per mezzo di Gesù. Senza dubbio, una delle caratteristiche di un cristiano maturo e fedele è quella di essere grati a Dio per tutto ciò che siamo e che riceviamo dal nostro generoso e amorevole Padre Celeste. Gesù e il Padre sono sempre pronti a darci preziosi doni. La lista è infinita. Ma sappiamo che la vita a volte è dura e che non mancano le delusioni e le sofferenze. In questi casi possiamo ringraziare il Signore per assisterci nel far fronte alle circostanze difficili della vita. In chiusura, rileggiamo insieme questa bella esortazione. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Amen.